fare tutte quelle cose che lo Stato ci chiede di fare. Che ne sacci, IMSS, INEL, TFR, tutte queste minchiate qua. Ma dico io, ma tutti allo Stato gli dobbiamo dare questi soldi, eh? Personaggio, se muore un operaio, tu che minchia fai? Morto? Oh, allora vendi come capisti, eh? Ma sei sicuro che capisti? Bene? Allora non calogero, è meglio che mettiamo le cose in chiaro perché sennò non ci capisce niente. Allora cosa succede? Trenitalia va dallo Stato a chiedere i soldi per fare l'alta velocità. Lo Stato che cosa fa? È certo, no? Oh, Trenitalia che cosa fa? Prende il malopone e rigira l'affare la Fiat e si tiene un 20% per il riturbo. Mi sembra minimo, è minimo. Poi la Fiat prende il malopone e rigira l'affare all'imprigilo e si tiene un 20% per il riturbo, non calogero. Minimo. Poi l'imprigilo finalmente rigira l'affare a me e ci tiene un 20% per il disturbo. È il minimo. Ora io cosa faccio con questo malopone di soldi? Vengo da lei, affitto le macchine, gli operai. Sei contento, Calogero? Attento gli occhioni. Oh, che cosa succede poi, Don Calogero? Quando si fanno le grandi opere, bisogna buttare dentro l'affare anche i giornali. La Repubblica, il Corriere della Sera, lì dobbiamo buttare dentro l'affare, per forza. La stampa non ci devi preoccupare, Calogero. Perché la stampa è cosa nostra, hai capito? Oh, quando si fanno le grandi opere, un po' di soldi bisogna tenerli da parte per i sindaci di destra e di sinistra, perché altrimenti tutte le schifezze che tu vuoi buttare sottoterra, se non la buttiamo nella terra dei sindaci, non la mettiamo. E per fare queste cose mica basta solo la buona, bisogna pure ungere il Calogero, hai capito? E meno male che ci rimangono due spicciolini per fare l'alta velocità, se no dobbiamo chiedere aiuto all'Europa. Ma cosa fa? Che personaggio! Ci sono alcune sindaci che mi stanno rompendo l'anima! Perché vogliono fare le presentazioni di plastica! Con le casette di plastica, gli ombrelli di plastica, i zemini di plastica! Ma niente niente di messo qualche zemino di plastica! Calogero! Tu ti devi mettere bene in chiaro qua, nella cefrogna, che adesso è tutta cosa nostra, non ti devi più preoccupare di niente. Hai capito? Dammi bene, Calogero! Sì, ma penso un attimo!